Oggi parliamo di Coppelia. Ciao, sono Federica e ti do il benvenuto sul canale Cadò. Coppelia è sicuramente stato un balletto che ha fatto fare un po' il giro di volta ai balletti classici. È uno dei primi balletti in cui svanisce l'atto bianco e l'elemento principale sono le danze di carattere. È sicuramente uno dei balletti più riproposti e più reinterpretati della storia insieme al Lago dei Cigni. Roland Petit ne rifà una sua versione in cui lui stesso interpreta Coppelius, trasformando lo stregone in un rubacuori. La parte più complessa della tecnica di Coppelia è sicuramente quella di conoscere e saper interpretare le danze di carattere. Secondo atto, un'altra difficoltà che dovrà affrontare la protagonista è quella di eseguire movimenti scattosi e sezionati per interpretare la bambola. Scendiamo nel dettaglio e leggiamo la storia. All'inizio del primo atto, nella scenografia, viene rappresentata la piazza di un villaggio della Galizia, con due case contrapposte, una di Svanilda e una di Coppelius, uno strano e bizzarro fabbricante di giocattoli. Un giorno Svanilda notò una misteriosa ragazza sul balcone della casa di fronte alla sua, intenta a leggere un libro. Credendo si trattasse della misteriosa figlia di Coppelius, cercò invano di richiamare la sua attenzione. A un tratto, vedendo arrivare Franz, decide di fargli una sorpresa e si nascose. Franz, arrivato in piazza, fu subito colpito dalla bellissima e misteriosa ragazza sul balcone e in un atto di galanteria le lanciò un bacio. Di fronte a quella scena, Svanilda, in un impeto di gelosia, uscì dal nascondiglio e si agitò contro Franz. Nel frattempo, nella piazza iniziarono a radunarsi tutti gli abitanti del villaggio, in quanto il borgomastro doveva tenere un importante annuncio. Il duca del castello vicino aveva donato una nuova campana per la chiesa e, in onore della sua gentilezza, il giorno dopo si sarebbe tenuta una grande festa. La generosità del duca non era finita. A chiunque si sarebbe sposato il giorno della festa sarebbe stata regalata una borsa piena di monete d'oro. Svanilda, le sue amiche e tutti gli abitanti del villaggio danzarono di gioia e speranza. Una vecchia leggenda narrava che se una ragazza avesse sentito il grano risuonare nello stelo della spiga, avrebbe significato che l'amore del suo spasimante era vero. Svanilda prese una spiga e la portò all'orecchio, ma non sentendo nulla, si convinse che Franz non l'amasse. La sera, dopo che la piazza si fu svuotata, Coppelius uscì di casa e si allontanò, ma non si accorse di aver perso la chiave. Svanilda e le sue sei amiche trovarono la chiave per terra e decisero di entrare nella casa del dottor Coppelius. Svanilda voleva assolutamente scoprire chi fosse questa misteriosa Coppelia. Quando Coppelius tornò a casa e scoprì che la porta era stata aperta, decise di tendere una trappola agli intrusi. Nel frattempo, anche Franz cercava di intrufolarsi nella casa del fabbricante di giocattoli, utilizzando una scala per arrampicarsi sul balcone. Immersa nell'oscurità in un angolo, vi era una tenda dietro la quale Svanilda trovò Coppelia, sempre seduta a leggere un libro. Toccandola, Svanilda scoprì che in realtà era una bambola meccanica. Esultando di gioia, le amiche misero in moto tutte le bambole meccaniche presenti nel laboratorio, ma proprio in quel momento Coppelius irruppe nella stanza e scacciò le ragazze. Solo Svanilda non riuscì a fuggire e si nascose dietro la tenda, prendendo il posto di Coppelia. A questo punto entrò Franz dalla finestra e dichiarò a Coppelius il suo amore per la figlia. Il mago dapprima oppose resistenza, ma poi cambiò idea e lo invitò a bere del buon vino, che in realtà conteneva una sostanza narcotizzante. Ricorrendo all'uso della pratica magica, Coppelius cercò di trasferire la vita dal corpo addormentato di Franz verso la sua creatura meccanica, senza accorgersi che in realtà era Svanilda. Svanilda fece credere al giocattolaio di aver preso vita e lo incantò con una danza spagnola e una danza scozzese.
Quando Franz si svegliò, Svanhilda lo mise al corrente della situazione e insieme riuscirono a fuggire. Coppelius non rimase altro che abbracciare sconsolato il suo manichino. Franz e Svanhilda si sposarono l'indomani, insieme ad altre coppie, durante la festa nella piazza del villaggio, celebrando l'avvenimento con varie danze come la danza delle ore, preghiera, alba e gavotta. Questa è una delle opere di balletto con un lieto fine. Quindi, se vi capita, andatela a vedere. Ciao, ci vediamo alla prossima.